Siamo con Giovanni Mansueto, referente dell'associazione politica Molo 21. Come è nato questo movimento? Buonasera Raffaele e un caro saluto a tutti coloro i quali ci ascolteranno. Molo 21 nasce un anno e mezzo fa da una visione comune che ha unito ragazzi e ragazze che propongono insomma un nuovo modo di fare politica, un nuovo metodo di fare politica, fatta di passione, competenza, spirito di servizio, sostanzialmente. Quindi voi siete praticamente una scapola, del vecchio PD, nel senso siete gli insoddisfatti del PD. Tu facevi parte dei giovani del PD e diciamo, gli ispiratori di questo movimento sono persone che hanno operato, hanno avuto dei ruoli anche molto importanti. Alle vostre spalle c'è Gaetano Principe, c'è Franco Latorre. Quindi come vi ponete nei confronti, come dire, della politica, quella che si sta riproponendo, che c'era ieri, e quella che si sta proponendo per la prima volta? Allora, una precisazione, diciamo, Molo 21 è stata fondata, come hai detto, diciamo, dagli ex, anche buona parte dei giovani democratici. Come sappiamo, la politica è qualcosa di serio e di importante, quindi accanto al rinnovamento era necessario anche avere delle personalità più esperte da un punto di vista amministrativo che ci potessero poi sostanzialmente dare una mano per affrontare alcuni temi delicati, e abbiamo anche chiesto il contributo a Gaetano Principe e Franco Latorre. Detto questo, è chiaro ed evidente che in questo momento è necessario che la politica sia anche affrontata da nuove energie e nuovi entusiasmi. Perché? Perché è chiaro ed evidente che la precedente amministrazione è venuta meno per alcune ragioni che hanno comportato la fine di un ciclo politico. Ciclo politico concluso e che per rilanciarlo, appunto, è necessaria la presenza dei giovani, ecco, dei giovani sostanzialmente. Perché la vecchia politica ha fallito? Io non so se sicuramente nel recente passato sono stati commessi degli errori. Gli errori sono noti a tutti. La precedente amministrazione è venuta meno prima per una divergenza tematica. La maggioranza politica è chiaro ed evidente a tutti che è venuta meno perché su alcuni temi importanti per la città non c'era più la maggioranza. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è lo scioglimento del Consiglio Comunale per presunte infiltrazioni mafiose. Da operatore del diritto, ecco, anche questo è un tema particolare, però se è avvenuto qualcosa, ecco, ci dobbiamo porre delle domande e darci delle risposte. Bisogna fare un'analisi, ecco. Un'analisi di quello che è successo, che proponiamo e condividiamo e cerchiamo di condividere anche con le altre forze politiche. È necessario fare un'analisi non per crocifiggere qualcuno, ma semplicemente per non commettere gli stessi errori del passato. Facciamo una breve disamina di quello che è successo nel passato. Nel passato voi eravate presenti nelle stanze dove si decideva la politica Noi cittadina no. e quindi forse siete venuti meno nel momento in cui, quando si è rotto il giocattolo, nel momento in cui, passami il termine, le faide, come dire, politiche. Si sono rotte, hanno cominciato a farsi guerra e quindi a quel punto praticamente è venuta meno l'amministrazione. Però fino a quel giorno voi eravate nelle stanze dove si prendevano le decisioni e dove si votava. Perché non avete fatto un passo indietro prima, visto che la situazione come dire, è precipitata nel 2019, ma è maturata negli anni precedenti? Sì, Raffaele, noi quali giovani democratici, io
in qualità di giovani democratici devo diciamo, fare una piccola precisazione. Non eravamo sicuramente nelle stanze dei bottoni, riuscivamo a comprendere ciò che potevano comprendere i normali osservatori della politica. Non credo che, ripeto, voglio essere molto, perché credo che, ci credo in quello che è successo. Io credo che l'amministrazione sia venuta meno su un tema fondamentale, diciamo, sia per l'ente che per la città, sarebbe quello della gestione dei tributi. Lo hanno detto tutti gli esponenti, diciamo, importanti della precedente amministrazione. È venuta meno, però, ripeto, su un tema che ho appena detto, che riguarda la modalità di gestione, cioè internalizzare o esternalizzare il servizio. E allora, poiché è venuta meno, diciamo, la precedente amministrazione per questo motivo, l'invito che noi facciamo alle altre forze politiche con le quali ci stiamo appunto interfacciando, con le quali ci stiamo interfacciando, è capire se c'è una convergenza tematica su alcuni aspetti fondamentali per la città. Perché anteporre le alleanze senza invece avere una convergenza tematica vera, quindi modalità della gestione dei tributi, ZES, che cosa fare della zona economica speciale, che cosa fare del parco archeologico di Siponto, ce ne sono tantissimi, io sicuramente ne dimenticherò qualcuno in questo momento. Diventerà di molto più difficile poi amministrare insieme una città che ha tantissimi problemi, la carenza della dotazione organica del nostro ente, ne vogliamo parlare, una situazione veramente assurda, per non ovviamente citare la situazione economica deficitaria, che non so come, ecco, solamente con nuovi entusiasmi, con nuove energie, con tanta competenza, forse da questa situazione difficile ne potremo uscire. Ciò che però vi viene criticato è che oggi, qualche esponente del vostro gruppo sollecita delle questioni, come dire, annose, come la zona industriale, come la questione dell'Oasi Lago Salso, situazioni che comunque hanno avuto un percorso molto tribolato. E molti si chiedono perché, quando si faceva parte, diciamo, del direttivo del partito, non sono state sollecitate pubblicamente quelle questioni. Raffaele, io parlo, diciamo, per quanto riguarda, mi permetto, diciamo, di essere la voce, diciamo, degli ex giovani democratici. Quando abbiamo fatto le primarie, noi abbiamo detto nel lontano 2015 le cose che non andavano. Dopodiché abbiamo perso le primarie e abbiamo continuato il nostro percorso politico nel Partito Democratico. Ecco, se questa è l'accusa che viene fatta a qualcuno, credo che sia anche un'accusa, diciamo, non generosa, ecco. Perché la vita di un partito, cioè uscire da un partito che ad esempio parecchi di noi, giovani, ma veramente giovani, 23-24 anni, hanno contribuito sostanzialmente a costruire nel lontano 2008, sostanzialmente, e hanno avuto difficoltà, notevoli difficoltà a lasciare il Partito Democratico, proprio perché molti di loro lo avevano contribuito a costruire. Quindi, insomma, se poi anche io non c'ero, sinceramente, perché io sono arrivato molto dopo, però se gli viene attribuita questa responsabilità, io non me la sento, insomma. Sì, nelle primarie, diciamo, voi avevate un altro orientamento, poi le primarie hanno avuto un epilogo diverso, però poi avete governato, diciamo, in tutti quegli anni fino a quando non c'è il patatrac. Quindi questa disamina è necessaria, perché comunque dobbiamo cercare di comprendere, come dire, le responsabilità e i ruoli delle persone, per cercare di dare alla gente un quadro su quelle che saranno le scelte future. Assolutamente. Voi state mettendo, come dire, avete ben chiari quelli che sono i temi e gli argomenti della città, quindi parlate di ZES, parlate di gestione dei tributi, parlate di ASE, e lo fate in modo molto dettagliato, perché chiaramente la macchina amministrativa la conoscete perfettamente.
Che politica potrebbe cambiare le sorti di questa città che ha dei potenziali che ce lo diciamo soltanto, ma non riusciamo a esprimerli? Assolutamente. E Raffaele, io credo che sia indispensabile partire da alcuni elementi di base della politica. Se ad oggi buona parte della politica ha difficoltà ad interloquire, significa che è finito un ciclo politico. Se viene meno un rapporto addirittura personale, viene meno sostanzialmente a quello che stiamo, diciamo, vivendo. Viene meno anche un percorso politico. Ora, il compito della politica, diciamo in questo momento, è quello di sensibilizzare, semmai, ecco, la partecipazione di giovani, meno giovani, di nuove energie, di nuovi entusiasmi. Solo così la città può rilanciarsi, con competenza però, perché se pensiamo che tutti i problemi della città possono essere risolti facendo politica, come la possiamo chiamare, solamente di rappresentanza, allora non è questo il momento. La politica di rappresentanza non è questo il momento. Adesso è il momento di rimboccarci le maniche e le migliori energie, i migliori entusiasmi della città devono dare il loro contributo alla città, perché ci sono alcuni argomenti, alcuni temi che potrebbero veramente, ecco, rilanciare la nostra città. Io penso al famoso progetto Tremonotram, che sta nel cassetto, è stato elaborato nel lontano 2009 e ad oggi non ha visto neppure la luce. Ecco, io non ho capito il motivo per il quale, o meglio, l'ho capito, ma ci sono arrivato dopo, il motivo per il quale ad oggi quel progetto non è ancora partito. Si tratta di un progetto che potrebbe cambiare la città radicalmente. Perché questo progetto non è partito a tuo avviso? Ci sono stati sicuramente dei problemi amministrativi tra la Regione e il Ministero per quanto riguarda, diciamo, la nuova modalità del Trenotram in quanto tale. Dopodiché era necessario trovare una soluzione, un metodo alternativo. Ad esempio, la dico qui solo ma è una riflessione che stavo facendo nei giorni scorsi e di cui mi riservo, ovviamente la possibilità di approfondire la questione. Ma il trasporto di idrogeno, ad esempio, no? Perché non pensarci? Mi chiamerò nei prossimi giorni qualche esperto in materia per comprendere se quel progetto può essere attivato con questa nuova modalità o meno. Però, ecco, un progetto da 50 milioni di euro che potrebbe veramente cambiare la nostra città radicalmente. Il progetto l'ho visto, verrebbe riqualificata tutta quell'area che divide Viale Aldo Moro al waterfront, al lungomare, verrebbe riqualificato tutto il waterfront. La nostra città cambierebbe veramente in maniera esponenziale. Si creerebbe ovviamente sviluppo, occupazione con un progetto del genere, ci sarebbero tutti i presupposti per poterlo fare, più che altro. Io però nessuno ne parla di questi progetti che ci sono e che stanno nel cassetto. Per non parlare del parco archeologico di Siponto, cultura e turismo in binomio vincente. Cioè, se ci si crede fino in fondo, perché allora non accelerare l'anfiteatro esistente? Quanti finanziamenti sono stati persi a causa anche della carenza della dotazione organica del nostro comune? Va bene, però cerchiamo anche di superare questo limite, cerchiamo di capire come superarlo attraverso la Regione Puglia, attraverso lo Stato, chiedendo un intervento ai parlamentari del territorio affinché i comuni come il nostro che si trovano in questa situazione possano sostanzialmente avere una corsia preferenziale nelle assunzioni del personale, perché certo è chiaro ed evidente che un ente comunale senza personale amministrativo non può andare da nessuna parte. E diciamo che uno dei problemi più grandi della città, tra i tanti, è la disoccupazione. Uno degli argomenti meno trattati dalla politica di ieri e di oggi è la questione del contratto d'aria della zona industriale. Una zona industriale che poteva dare delle opportunità importanti, ma
potrebbe dare supporto alle aziende che sono rimaste e potrebbe attrarre nuove imprese. Progetto che è iniziato con il mandato di Gaetano Principe, ma a distanza di oltre 20 anni, quella zona rimane ancora senza acqua, fogna e illuminazione pubblica. Perché tanta distrazione da parte del comune di ieri e della regione Puglia su questa area dove sono stati spesi pare 1.000 milioni di euro? Non posso certamente sapere ciò che è avvenuto quando paradossalmente dovevo quasi ancora nascere. Parliamo del 95, del 2000, sono dell'87, dalle ricerche fatte, dall'analisi fatte, quindi non si riesce a capire effettivamente di chi può essere la responsabilità o meno di queste mancanze. Certo è che sono delle lacune che devono essere colmate, e bisogna comprendere come colmarle. Io credo che in una situazione come quella del comune di Manfredonia, se non scendono in campo nuovi entusiasmi, nuove energie, nuovi protagonismi, dotati di grande spirito di servizio, di grande competenza, sarà difficile. Questo per dire cosa? Che è necessario immaginare un futuro diverso, cioè non possiamo esclusivamente parlare dei problemi che ha il nostro ente, ma bisogna avere una visione di città. Per avere una visione di città è necessario avere delle idee e metterle in pratica. Accanto, diciamo, poiché la situazione economica è nota a tutti, è necessario avere qualche idea. Ripeto, bisogna comprendere se c'è la possibilità, e ci sarà sicuramente, di poter assumere del personale. E tutti, diciamo, le idee, tutti i progetti che si hanno, bisognerebbe attivarli, eseguirli e poi successivamente eseguirli esclusivamente con dei fondi europei, diretti o indiretti. A questo fine credo che sia indispensabile, così come hanno fatto tanti altri enti, costituire un ufficio UE, un ufficio appunto neanche tantissimo, diciamo, con tantissimo personale, ma con un personale e un numero adeguato, in modo tale da monitorare costantemente i finanziamenti che possono essere appunto intercettati dalla nostra città. Questo può avvenire anche per quanto riguarda i limiti di cui tu parlavi, per quanto concerne la zona industriale, sicuramente. Venne fatto nel mandato di Riccardi con la creazione dell'ISTE, ma fallì anche quello, miseramente. Non è stato per niente attivato, sinceramente, non è stato per niente attivato. Ed è questa la verità, insomma. Quanto è vero il fatto che molti si avvicinano alla politica soltanto per cercare di conquistare degli incarichi professionali? Ma Raffaele, il nostro esempio è lampante. Se vai sulla nostra pagina Facebook, avvocato, insegnante, progettisti, persone, ragazzi sostanzialmente, giovani e ragazzi disinteressati a questo genere, diciamo, di modo di fare politica, e che si vuole mettere al servizio della nostra città in maniera del tutto, anzi io farò un'ulteriore confessione in questa sede. Abbiamo, Molo 21 non ha l'ambizione, diciamo, esclusiva di competere alle elezioni comunali, bensì quella di creare una nuova classe dirigente anche per il 2030. Cioè, abbiamo un nuovo modo di fare politica. Paradossalmente, se non ci sono le condizioni per un progetto politico credibile e serio per quanto concerne le elezioni comunali che si terranno ad ottobre o novembre, dicembre, o se verranno rinviate nel 2022, potremmo anche decidere di non partecipare, assolutamente. Su questo siamo molto chiari e intransigenti, e lo abbiamo già detto a tutte le forze politiche con le quali ci siamo interfacciati. Perfetto, grazie mille e in bocca al Grazie lupo. a te, Raffaele. E forza Manfredonia. Forza, Manfredo.